dovere che sento e che svolgo con grande stima e con grande senso della videoconoscenza è ovviamente indirizzato agli ospiti che sono nostri benvenuti in una occasione straordinaria. In primo luogo ringrazio il professor Umberto Longo che da poco tempo è direttore dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Il nome di presidente scompare, quindi è comunque colui che dirige questa straordinaria e importante istituzione. Umberto Longo lo conosciamo, insegna la Sapienza di Roma, storia medievale, è particolarmente attento, studioso delle istituzioni ecclesiastiche, dei modelli di santità, con particolare riguardo alle fonti geografiche, nei loro rapporti appunto tra modelli di santità, culto, istituzioni e territorio, tema quanto mai intonato alla questione che stasera tratteremo. Con lui Antonella De Jure e Nelly Mamuff, che sono solo due, Antonella come coordinatrice, ma Nelly come anche commentatrice non secondaria di una gigantesca equipe che una quarantina, no? Almeno una quarantina di membri la compongono e finalmente, come sappiamo, abbiamo presentato il primo volume metodologico qualche tempo fa, hanno ripreso, riaperto il cantiere dell'edizione critica dell'epistolario materiniano, una data molto attesa, un avvenimento molto atteso. Io mi sono sbilanciato anche nel giornale dicendo che si tratta oggi o comunque in questa temperie di pre-festività catalinane di una primavera turbata da tanti elementi, ora lasciamo da parte, comunque è un avvenimento storico. Ci sono, la parola storico andrebbe usata poco, diciamo, perché a volte si attribuisce a eventi così molto corrivi. In realtà in questo caso si tratta veramente di un avvenimento storico di cui parlerò brevemente nell'introduzione con due parole. Ma prima di appunto introdurre le tematiche di questo avvenimento che noi abbiamo organizzato con l'accordo di Enue e non pace, diciamo, dal punto di vista organizzativo dell'istituto e della provincia romana Santa Caterina da Siena, che ha cooperato in maniera sostanziale alla messa in atto di questo cantiere che si era interrotto nel 1940, una data epoca, un momento molto tragico e però molto significativo dal punto di vista anche del culto cateriniano. Caterina era stata proclamata patrona d'Italia nel 39, a caso, eccetera. Metto tra parentesi tutto questo. Prima di entrare nel merito della questione, questo straordinario primo volume che comprende le lettere indirizzate ai destinatari che cominciano per A e per B, ai quali ho 5, altri 4 volumi. Ecco, seguiranno 4 volumi che completeranno il quadro. In questo volume sono commentate in termini critici un'ottantina, 76 lettere. In quello deve essere esatto, in quello di
tu perdi Saiter che si fermò al primo numero, c'erano 88, sicché più o meno siamo nella stessa misura, ma come vedremo il criterio è molto diverso. Ma prima di dare inizio al merito della questione, lo faccio molto volentieri, voglio ringraziare la presenza del sindaco Nicoletta Fabi, che ha subito accettato l'invito a essere qui con noi, sensibile come sempre agli appuntamenti di ordine culturale, e questo non è sicuramente secondario a nessun altro. E con lei il rettore dell'Università di Siena, Roberto Di Pietra, che ringrazio e al quale darò la parola, e padre Alfredo Scarciglia, che rappresenterà, parlerà in nome della provincia romana di Santa Caterina da Siena. Sua Eminenza, il cardinale Augusto Paolo Lo Giudice, aveva assicurato la sua presenza, ma come spesso accade, la puntualità non è tra le sue virtù, ma comunque non è nemmeno ascrivibile al repertorio dei peccati, comunque non è un problema se poi diventasse assenza, mi spiacerebbe, ma comunque sarebbe sicuramente motivata da un'attività molto intensa cui è sottoposto, come le cronache dei giornali attestano in queste giornate. Quindi il sindaco non può prendere la parola per ragioni legislative, perché tra le tante leggi che abbiamo inventato, alcune orrende, altre meno, altre comunque tali da creare sempre obbligazioni, spesse volte inutili, il ritardo è stato talmente lieve. Prego, prego. No, venga a te. Non mi sono permesso di dire il suo dappare, provocava indubbiamente, come tutti, ma ecco, un pizzico di ritardo. Ecco, allora siamo al completo. Prima di iniziare a parlare breve del merito di questa straordinaria opera, il finimento del volume, noi ascoltiamo volentieri, ahimè il sindaco non può parlare, come ho detto, perché siamo in un periodo di silenzio, tra virgolette, elettorale da parte delle istituzioni. Le istituzioni non possono fare attività, essendo un periodo di vigilia elettorale, per non usare le istituzioni a fini volgarmente politici e contingenti. Questa almeno è la finalità della legge che è stata varata, e per cui la sua presenza è già sufficiente per testimoniare il suo apprezzamento e la sua partecipazione. E quindi, seguendo un po' l'ordine che l'invito scandiva, do molto volentieri la parola a Sua Eminenza il cardinale Augusto Paolo Lo Giudice, che è sempre sensibile alle iniziative di ordine culturale che infittiscono la nostra agenda in modo molto piacevole. La ringrazio tanto. Grazie a voi. Prego. Di questo appuntamento, ennesimo incontro, sappiamo bene, ce lo diciamo sempre, Siena ce ne sono tantissimi, bisogna fuggire da saltellare, balzellare da un posto all'altro, che è il segno, lo dico sempre, di una grande creatività, ma è di un grande desiderio, insomma, anche di dire, di far conoscere, di far sapere, di raccontare, però a volte, ecco, c'è il rischio di intasare un po', ecco, forse un po' più di panati. Sarebbe bello, ma feci una battuta tempo fa alla sindaca, ma mi disse: non ci pensi, è impossibile. Non ci proviamo. Una sorta di sinossi, avevo ipotizzato, perché non fare una sinossi in tutto quello che bene, si bene. Non ci si può, no, come l'ho detto. A questo proposito, ovviamente, non posso che elogiare l'impegno, anche la fatica di
di mettere insieme, cioè di dare un corpo all'epistolario di questa parte con appunto tutto l'apparato critico come ben stato strutturato, insomma chi ha visto il testo, il volume lo sa, perché Caterina è un mondo, Caterina abbraccia il mondo, forse in questo senso anche qui, per darci una piccola provocazione, forse la apprezziamo fino a un certo punto. Giorni fa mi è capitato, questo è venuto fuori, ho chiesto dove era il santuario di Santa Caterina dei Due Guardi, non lo so, dov'è, forse è una persona che non era di Siena, insomma, se no non può essere, insomma. Siena, dico, Caterina veramente ha raggiunto i confini della terra, ha accolto nel segno quell'appello evangelico della fine, cioè del Gesù che in qualche modo ha mandato ai discepoli di andare in tutto il mondo, cioè di raccontare in tutto il mondo quello che avevano vissuto, o come diceva prima Giovanni, quello che avete visto, sentito, toccato, raccontato, venite. E il genere epistolare è un genere che ha attraversato, in fondo ha costituito la parola di Dio fin dall'inizio. Pensate all'epistolario paolino di San Paolo, che è una parte fondamentale del Nuovo Testamento. Dopo i quattro Vangeli e gli Atti vengono lettere di Paolo, le 17 lettere che Paolo scrive, oltre le altre lettere, le ultime, insomma, quelle che completano poi fino all'Apocalisse e il Nuovo Testamento, perché era il modo di raccontare, di raccontarsi e soprattutto di dire. E Caterina, chi conosce un po' i suoi testi, le lettere lo sa, era pungente, cioè nel suo stile, non era tanto, cioè non addolciva tanto, ma andava diretta al punto, e la forza che aveva, che tutti conosciamo, e che non si limitava a discorsi di circostanza, ma non aveva il timore di dire le cose come le pensava e di dirle anche a chi di dovere, e quindi tutti, insomma, ce l'ha per tutti. E questo le era permesso, e che uno potrebbe dire di fronte a un personaggio del genere, ma come ti permetti, come, no, chi ti dà l'autorità per fare questo? Io l'ho sempre letta nel contesto della sua vita, e glielo permetteva la sua radicalità, la sua essenzialità, cioè quello che lei raccontava non erano cose sentite e riportate, ma erano cose prima vissute. Tutto quello che nella fede viene trasmesso non può essere detto così, perché non funziona, perché non passa. Un discorso più intraecclesiale oggi ci farebbe riflettere sul fatto che c'è poca efficacia, no? Si dice che tante delle cose che si fanno nella chiesa, nel penso alle parrocchie, anche ai semplici contesti parrocchiali, semplici ma efficaci, no? Che magari portano avanti le iniziative tradizionali delle parrocchie, il catechismo ai bambini e così via, si rischia di non essere efficaci perché si parte da, cioè si è arrivati quasi a una forma di istituzionalizzazione, e questo non può essere. E per quanto la Chiesa abbia una sua struttura istituzionale, chiaramente non può non averla, se pensate che c'è addirittura uno Stato dentro il quale, diciamo così, dal quale la Chiesa parte, perlomeno dove il Papa dire che è uno Stato tra i tanti, piccolissimi, più piccolo ma. E quindi c'è una dimensione istituzionale che non può mancare, ma se la Chiesa perde la dimensione carismatica, cioè tutto il resto che non è struttura e istituzione, chiaramente non vive più la sua vocazione, non fa più ciò per cui è stata fondata dal suo fondatore, cioè da Gesù. E Caterina chiaramente era un po' come dire, ci trovo alcune cose che oggi vengono purtroppo dette anche un po', tra virgolette, no? Da parte di qualcuno che critica Papa Francesco, perché è troppo delubricato, cioè sembra che sia uscito fuori da quegli argini in cui la figura di un pontefice è in qualche modo incasellata nell'immaginario collettivo. E di questo Papa Francesco non se n'è mai fatto problema. Il Caterina vive un po' la stessa situazione, cioè dove lei in fondo una semplice ragazza, donna, appunto tra l'altro terziaria e non suora, ma nello stesso tempo appunto non sposata, insomma, come dire, con una suora laica,
che però vive una determinazione, un carattere che certamente le apparteneva dal punto di vista proprio della decisione, della fermezza, insomma, pensate a tutto quello che ha fatto, che veramente stupisce e la pone, seppur a secoli di distanza, come un punto di riferimento, secondo me, della donna nella Chiesa e non solo, nella società anche per oggi. E allora che dire, grazie di questo impegno, di questa proposta, insomma, che ci è stata donata, di questo ennesimo lavoro che arricchisce tutta la bibliografia intorno a Santa Caterina. E chiedo, ma questo i padri domenicani, per Alfredo, insomma, con chi si pensa e si lavora in questa direzione, lo sanno sempre, noi dobbiamo fare in modo che Caterina sia conosciuta profondamente dal nostro tessuto sedese. Non è una critica, non è un giudizio, ci mancherebbe altro. Ma a volte paradossalmente trovo un interesse maggiore lontanissimo dalla realtà, che esatto. È vero, ma una delle espressioni che uso ormai da sé, insomma, da quando ci conosciamo, ormai da 5 anni, che Siena è vero che è talmente ricca, piena, carica di tutto, di tantissimo, che Caterina rischia di essere uno dei tanti personaggi che ci sono, che sono passati, ed è un dato, non è che invento nulla. Ho sempre fatto questo, l'ho detto tante volte anche pubblicamente, questa immagine. Immaginavo Siena, soprattutto i primi tempi che sono arrivato, e la mettevo in paragone con Assisi. Due città medievali, ma Assisi, se togli Francesco, non resta che un bel borgo medievale, punto e basta. Per assurdo, posto che non sia possibile, se a Caterina, se a Siena lei è Caterina, lei è un pezzo fondamentale, ma rimane mai le altre cose. E allora questo fanno sbilanciare un po', ma questo però ci mette nelle condizioni di pensare una città come Siena. Io adesso sembra quasi che uno vuole fare il, così, insomma, no? Il Cicero con l'uomo suo. Mi rendo conto sempre di più la conosco, più ci vivo, e più mi rendo conto che Siena ha una ricchezza di tutto questo punto spirituale, artistica, culturale, tradizionale, che non è equiparabile a tante, cioè poche città, cittadine, piccoline tra l'altro, possono paragonarsi. Allora il desiderio di essere sempre più dialoganti, di aprirci a quello che c'è fuori da tutti i punti di vista, di metterci in collegamento, di dare questa ricchezza, di metterla in gioco, ovviamente per il bene di chi ci vive innanzitutto, di chi ci sta, e che questa parola crisi sia sempre più lontana dai nostri orizzonti, perché non ce lo possiamo permettere. Perché se è in crisi una città come Siena, altri paesi, altre città, solo d'Italia non andiamo lontano. Non posso non appellarmi infine a Caterina, che scrive e che grida anche lei alla pace. Purtroppo abbiamo dei venti di guerra talmente forti e evidenti e anche paradossali, anche un po' assurdi se volete, di questi botta e risposta, e noi stiamo qui, guardiamo, non possiamo fare altro. E forse ripensare, riguardare, e per chi crede, pregare Caterina come artefice, portatrice, strumento di pace, come lo era Francesco ovviamente, credo che sia una delle cose che la renda più, che la può rendere attuale e assolutamente necessaria alla nostra compagine, alla nostra vita ecclesiale, ma anche umana e sociale di tutta la nostra città. Grazie. Ringrazio molto Sua Eminenza, che non solo ci ha rivolto un graditissimo saluto, ma ha offerto una riflessione che ci conduce proprio al centro della questione, sia dal punto di vista del linguaggio, cioè dello stile, della presenza cateriniana, che ha sempre mirato con le sue metafore fantasiose, con il suo impeto a dire, a parlare chiarozzo, come avrebbe detto ricordando autore, e la sua connessione, questo è importantissimo, tra presenza e appello al potere, ai poteri, in primo luogo a quelli della Chiesa, e la sua pietà, la sua disponibilità verso i poveri, verso i
io gli emarginati, verso coloro che avevano bisogno di aiuto. I due aspetti, diciamo, per un verso la carità, per l'altro l'invito a chi ha responsabilità istituzionali di governare se stesso prima di governare la città, è una delle costanti di questo volto duplice, nella double experience, come ha detto Robert Fatier, bellissimo libro su Caterina, di questa straordinaria donna, di questa ragazza ribelle, una volta fu chiamata il predecessore di sua eminenza, che dall'ombra di un quartiere senese è diventata una veramente presenza essenziale della Chiesa universale. Procediamo nell'ordine dei saluti ascoltando il magnifico rettore dell'università Roberto Di Pietra, che ringrazio di essere presente. Il pensiero mi pulisce meglio, io l'ho dimenticato. Probabilmente perché sono abituato a fare lezioni in questo modo, quindi scorre meglio. Grazie per l'opportunità, per l'invito di essere qui a portare saluti dell'Università di Siena e permettetemi di esprimere un plauso per l'enorme opera che avete avviato e che come dire, ha un programma vasto, ambizioso, complesso, e davvero mi auguro che questo gruppo di lavoro, che mi risulta essere abbastanza ampio, abbia il successo che merita in un lavoro davvero, davvero importante, davvero necessario, perché l'epistolario merita questo lavoro, merita questo apparato critico, merita la pubblicazione, la possibilità della sua conoscenza, della sua comprensione profonda. Io non mi posso spingere a ragionare su quanto ha testé detto Sua Eminenza e quanto andrete a dire, però una riflessione da più che da docente dell'università, lo farà poi la professoressa Piccini nell'ambito delle sue competenze disciplinari, il professor Longo, io lo faccio da privato cittadino. Il genere letterario accompagna l'umanità da qualche secolo ed è un genere che ha fatto sì che uomini, donne, grandi pensatori, pensatrici hanno potuto mettere attraverso la lettera, l'epistola, delle riflessioni davvero profonde per l'umanità in vari ambiti. E mi chiedo che ne sarà di questo genere letterario in un'epoca, paradossalmente, nella quale ciascuno di noi spende ore e ore a digitare effimere lettere o messaggi. E cosa resterà della nostra epoca in cui non ci sono più lettere, come nemmeno, come dire, avvicinabili a ciò che ci ha lasciato Caterina da Siena? Mi mette un po', come dire, in imbarazzo e anche un po' in depressione, nel senso che cosa lasceremo di riflessioni assolutamente superficiali, assolutamente caduche, effimere? Resterà davvero ben poco, è davvero questo che possiamo consegnare in questo XXI secolo a quelli che verranno dopo? Qui abbiamo elementi di pensiero, di profondità, di riflessione sulla vita, sul mistero della vita, che ci giungono da sei, quasi sette secoli. E tanti epistolari ci hanno lasciato questo. Sarebbe importante che riflettessimo davvero su quanto la forma dell'epistola, della lettera, ci ha passato nel corso dei secoli e quanto magari la nostra supposta civiltà abbia dimenticato questo.
Quindi davvero un grazie a chi ci aiuta a dare valore a questa trasmissione di pensiero, di profondità, e a quanto magari forse sarebbe il caso che ricominciassimo magari per esercizio a fare, a scrivere, a mandarsi epistole piene di significato, di riflessione, di pensiero. E quindi rinnovo i ringraziamenti e rinnovo il grazie per il lavoro che porterete, sono sicuro, a compimento. Grazie. Grazie molto il magnifico rettore, che ha sottolineato un tema e sarà senz'altro ripreso, voglio anche io richiamarlo. Caterina è considerata da molti, da ormai, la prima scrittrice in letteratura italiana, la prima donna che insieme a Dante, Boccaccio e compagnia, al trio famoso, ha lasciato una scrittura che fisicamente nessuno ha visto, ha constatato, nel senso non esistono autografi, ma sicuramente la parola che noi ascoltiamo, non preferisco dire ascoltiamo, ma leggiamo nelle lettere, è una parola che è scritta, nel senso che è dettata come un fatto necessario e allocutivo, rivolto a chi, al destinatario, che al tempo stesso, cioè una riflessione su di sé e un appello agli altri, un appello alla comunità in cui viveva, un appello alla Chiesa travolta da grandi tensioni interne, un appello ad un mondo sconvolto dalla guerra. Ora assume la parola padre Alfredo Scarciglia, in rappresentanza della provincia romana di Santa Caterina da Siena, che è collaboratrice essenziale della cooperazione. Anche per Alfredo Messo la riunione. Pensa meglio in piedi. Sto in piedi, sto in piedi. Buonasera a tutti, Eminenza, Sindaco, Rettore, tutti quanti, la Gabriella, caro Roberto, mi trovo in amicizia con tutti questa sera qui. Sono onorato di rappresentare appunto la provincia romana di Santa Caterina da Siena, porto i saluti del nostro padre provinciale, il padre Antonio Cocolicchio, ma anche del nostro superiore di San Domenico di Siena, il padre Bruno Esposito, e siamo qui convenuti, come si diceva appunto prima, per la presentazione di questo primo volume dell'edizione critica dell'epistolario di Santa Caterina. Don Umberto Meattini, che curò l'epistolario di Santa Caterina per le edizioni paoline, prete senese, pubblicato nel 1987, nella sua lunga prefazione scrisse che per terminare questa rassegna, sue testuali parole, mi piace citare l'edizione critica del Duprete Seder del 1940, epistolario di Santa Caterina da Siena, studio veramente critico e completo per la parte trattata. Infatti uscì il primo volume delle lettere e lì si fermò. C'è voluto quasi un secolo per rimettere mano alla pubblicazione dell'epistolario in questione, e questo era il sogno di un grande studioso di Santa Caterina che molti di voi qui avete conosciuto e apprezzato, il padre Giacinto D'Urso, il quale mi ha trasmesso tutto il suo sapere sulla Santa e col quale molte volte confidenzialmente parlavo di tutto ciò, auspicandone la ripresa dei lavori. Negli anni 2014-2015 facevo parte del Consiglio della Provincia Romana di Santa Caterina da Siena con l'allora provinciale padre Aldo Tarquini, e ricordo che ne parlammo in sede di Consiglio, e lì io stesso, lo ricordo benissimo, di fronte alla proposta di collaborare con l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, dissi: è il sogno di padre D'Urso che si avvera, accettiamo la proposta. E fu così che nel 2015 tutto ciò si poté avviare.
Nel 2021 fu pubblicato il catalogo del manoscritto e delle stampe, mentre lo scorso 2023 ha visto la luce il primo volume dell'epistolario. Certamente questo è un lavoro arduo, lo riconosco, un'edizione critica di testi tanto affascinanti certamente quanto complessi. Io stesso mi diverto quando incontro Sua Eminenza di tanti giovani che visitano la Basilica di San Domenico, chiedo sempre: cosa è nata prima, l'Italia o la lingua italiana? E allora rimangono lì un po', allora è nata prima la lingua e poi è nata l'unità d'Italia. E Caterina da Siena, come diceva Roberto, andrebbe annoverata appunto tra le scrittrici, con la madre della lingua italiana, se Dante è il padre. Quindi è un compito veramente arduo, un'edizione critica di testi tanto affascinanti quanto complessi. Bisogna dire che Caterina dettava con la tensione mistica e con la forza diamantina della sua parola, e i suoi collaboratori scrivevano ed erano diversi. Pertanto le lettere che sono arrivate a noi si trovano in raccolte manoscritte, spesso prive delle chiusure e dei saluti, ma sostanzialmente però identiche nel testo. Pertanto ho piacere di rivolgere i miei rallegramenti alla dottoressa Antonella De Iure, che con la competenza e con professionalità sta affrontando quest'amore di lavoro con altrettanti validi collaboratori, quali filologi, paleografi, codicologi, storici della lingua e storici del Medioevo, e i miei rallegramenti al neo direttore Umberto Longo dell'Istituto Italiano per il Medioevo, Storico Italiano per il Medioevo. Quindi io auguro a tutti voi una buona continuazione dei lavori per avere quanto prima il resto dei volumi. Grazie. Ringrazio Padre Alfredo per le sue parole e per la sottolineatura che ha fatto delle tante occasioni in cui abbiamo avuto modo di incitare i vari studiosi che erano in grado di poter continuare il lavoro su altre basi, su basi tutto completamente diverse, avviato da Dupré-Tessier. Lo stesso mi ricordo di un incontro insieme a Monsignor Castellano, che ricordo con particolare affetto, con lo stesso Dupré-Tessier, che però era in una situazione tale che non poteva riprendere un lavoro immenso dal punto di vista. Sono 58 i codici che sono stati sottoposti a recensione, come sappiamo, dunque è un lavoro veramente straordinario, implica energie e implica anche un'equipe che è stata fatta molto interdisciplinare, non poteva essere il lavoro nemmeno di un genio, doveva essere un lavoro di codicologi, di storici, di filologi, di esperti di vari settori. E l'importante di questa edizione è proprio, come sottolineerò, ma lo voglio fare fin da ora, la modernità con cui è stata concepita, perché è un'edizione che è complementare a un database, di cui parleremo, di cui senz'altro illustreremo il carattere, che è non subordinato servile rispetto al testo, per certi versi importante quasi più del testo, e tra testo scritto e database che ha l'acronimo DECAS, con quel K che è già un'insegna di volontà di conservazione, perché nelle lettere Caterina è scritta con il K quasi avesse un più sonante, più forte della nostra posta scicata. Io Caterina, ecco, tra il database ricchissimo, straordinario, consultabilissimo fin da ora in modo molto ampio, e il testo scritto, veramente c'è una complementarietà, ecco, funzionale, che dà a questa edizione una modernità che ovviamente negli anni in cui Dupré faticosamente cominciò Dupré Designer a lavorarci non era nemmeno immaginabile. Ora alla parola, e le do con tanto piacere
Umberto Longo, come ho detto, è da poco tempo stato nominato direttore dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e che con entusiasmo ha ripreso l'edizione critica che era stata avviata già nel 2015 e che ora speriamo speditamente arricchisca il nuovo volume della sua importanza fondamentale. Prego. Molte grazie. Autorità civili e religiose, autorità accademiche, signori e signori, lasciatemi dire che sono davvero lieto di essere qui e portare un indirizzo di saluto appunto da parte dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo in occasione della presentazione di un'opera alla quale teniamo davvero tanto. E mi è gradito anche l'occasione per rivolgere pubblicamente un ringraziamento al mio predecessore Massimo Miglio, che molto si è adoperato per la realizzazione, coadiuvato dalla già ricordata e encomiabile ed efficace collaborazione della dottoressa Migliore. Mi piace anche ricordare il rapporto di continuità con l'Accademia degli Intronati e il progetto editoriale dell'epistolario cateriniano. Dopo la presentazione del catalogo dei manoscritti e delle stampe dell'epistolario di Caterina, che si è svolta nel 2022, presentare ora il primo volume della nuova edizione presso questa bellissima sala e presso questa prestigiosa accademia permette ulteriormente di consolidare il suo servizio tra le nostre istituzioni. Quindi ci tengo a ringraziare vivamente Roberto Barzanti, anche intronato, per aver voluto ospitare questa iniziativa da lui seguita con tanta cura e dedizione. L'Istituto Storico ha voluto fortemente una presentazione a Siena per rimarcare l'appartenenza di questa fonte del nostro Trecento alla comunità cittadina. Un'appartenenza che è storica, che è linguistica e più latamente culturale. L'apertura universale di Caterina sul piano politico e religioso trova la sua prima matrice nello stretto rapporto tra la mantellata e la vita del suo comune. Saluto e ringrazio dunque vivamente il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e Sua Eminenza il Cardinale Augusto Paolo Iudice, arcivescovo di Siena con le Valdezze e Montalcino, per la loro presenza a questa iniziativa, una presenza che è un vero motivo di onore e che conferisce un significato direi ancora più incisivo e ampio a questa presentazione e allo stesso progetto editoriale. Ringrazio e saluto anche il magnifico rettore dell'Università di Siena, Roberto Di Pietra, e la provincia romana dell'Ordine Domenicano, oggi rappresentata dal padre Alfredo Scacciglia, che mi ha preceduto nel convento di San Domenico presso Siena, che ha affiancato e ha sostenuto questo progetto in ogni suo momento, contribuendo direttamente all'assegnazione di borse di studio e di collaborazione per il miglior svolgimento del lavoro, perché poi di questo è fatto un lavoro scientifico. Mi preme ricordare che questo progetto editoriale ha preso vita ed è arrivato a questo punto grazie quindi alla convergenza di diverse istituzioni, che è una convergenza ineludibile e che dobbiamo continuare virtuosamente a mantenere nel prosieguo della nostra avventura. E credo che anche per questo risultato il progetto Caterinano abbia una sua importanza ulteriore. Ricordo qui la convenzione con l'Università per Stranieri di Siena che dal 2015, grazie all'attenzione dei rettori Monica Barni e Pietro Cataldi prima e Tommaso Montanari poi, ha contribuito alla realizzazione del catalogo dei manoscritti e delle stampe curato da Marco Cursi, Antonella De Iure e Giovanna Frosini, e alle sezioni storico-linguistiche del database che ha giustamente ricordato adesso il professor Barzanti dell'epistolario di Caterina da Siena, appunto il DECAS. Allora, come direttore dell'esime, mi auguro che ci sia continuità nella collaborazione tra l'Istituto Storico e la città di Siena, sul piano accademico e non solo, nella prospettiva di un operare sempre più unitario e inclusivo e in questo senso pienamente cateriniano, quindi, per il proseguo e la conclusione di questo progetto editoriale cui teniamo veramente tanto. Molte grazie. Grazie molto professor Umberto Longo, perché nel suo saluto
appunto ha giustamente citato che fatto ora io introducendo, ma mi ha anticipato e lo ringrazio, la collaborazione, io ho citato solo l'Università di Siena, ma c'è stata, c'è attiva anche la collaborazione attraverso una vera e propria convenzione dell'Università per Stranieri e di molte anche università non italiane che hanno cooperato. Non voglio fare un elenco del resto, chi prenderà il volume o comunque chi leggerà l'equipe, dice la squadra compone il comitato scientifico presente, e questo è molto importante, questo rapporto con l'università. Il resto dell'università per stranieri aveva già sfornato, lo dico tra parentesi nel significativo, una cosa bellissima tempo addietro, e cioè l'edizione del vocabolario cateriliano di Gigli, attraverso l'edizione critica di Giada Mantalucco, e fu promossa quella dal Comune di Siena proprio perché era paradossale che non disponessimo dell'edizione critica. Ovviamente rientrava nella battaglia linguistica che allora ferveva fra la Crusca, fra i cruscanti e chi sosteneva invece la lingua senese. E uno dei risultati, senza cadere nel campanilismo e non c'entra niente, che è stato ottenuto ed è ottenuto da questa edizione critica, è proprio il fatto che la patina, certe incidenze di carattere linguistico proprie di Siena sono state messe in rilievo, sono state ripescate, riaffiorano, perché il Tommaseo nella sua edizione, che poi è stata la più diffusa per tanti tanti decenni, aveva cercato di espungerlo, di arrotondare in nome di una normatività che sappiamo non fedele, non eccessivamente fedele all'originale, ma non entriamo in dettagli linguistici che ci porterebbero lontano, veramente. Comunque ci sono state svolte decisive e sono molto importanti. Purtroppo devo annunciare l'assenza di, per ragioni non gravi, comunque di salute, come dico, di Roberto Lusconi, che è docente all'Università di Roma III e che avrebbe sicuramente con la sua competenza arricchito il nostro incontro parlando della struttura dell'opera, non entrando nel merito dei contenuti, è sempre difficile farlo, e nello scusarsi mi ha pregato che, siccome devo introdurre, di dire io di dire poche cose che avrebbe detto lui in modo molto migliore e più appropriato. La nuova edizione critica, come ho detto, si avvale di una recensione estesissima dei testimoni superstiti, gli originali sopravvissuti, dando la parola originale un significato che sarebbe lungo spiegare, comunque significa testo ideografo espressamente messo in bella per essere spedito, ma che poi è rimasto sulla carta. Tra l'altro uno di questi originali è proprio custodito nella chiesa di San Niccolò e Lucia a Siena, e l'abbiamo esposto in una mostra della Biblioteca Comunale organizzata da Padre Scarcisia anni scorsi, ed è commovente vedere questo fogliettino che è sopravvissuto a tante tempeste. È l'unico testo originale degli 8 soltanto che sono sopravvissuti che resta di Caterina. 5 sono alla Biblioteca Comunale di Siena, 1 è a Oxford, 1 è a Catania,
e basta, abbiamo fatto già 8. Pensate, un numero estremamente ristretto di originali abbiamo, di testimoni, come si dice dal punto di vista tecnico. Però è importante sottolineare, come ho già detto, che il lavoro che è presentato nel catalogo, che abbiamo avuto occasione già qui di illustrare nel 22, nel catalogo dell'introduzione a questi malloppi che saranno i vari volumi dell'epistolario, questo catalogo è chiarita la natura di questi originali e c'è un'analisi approfondita, esaustiva, di tutti i codici che sono stati sottoposti ad analisi, di fonti a stampa ne abbiamo solo due, quella bolognese del 92 però molto pizza, ma quella stupenda che abbiamo avuto occasione di illustrare, di approfondire in un convegno a Pienza qualche anno fa, è quella manuziana, quella stupenda di Alto Manuzio del 1500, che è straordinariamente ricca, perché se io non ho contato male, è comprensiva già di 351 lettere, dunque era già un corpus se non completo, mentre ora con questa edizione arriviamo a 386, che saranno, perché in tutte le storie della letteratura voi trovate 381, nel frattempo qualche altra puntata, e oggi il numero può sempre crescere, ovviamente la provvidenza a strade infinite, comunque il numero delle lettere lateriniane è 386, una quantità enorme, spaventosa, di, come diceva Sua Eminenza, e come volevano prete Seidel, ma è un'ipotesi, probabilmente di un molto attivo cancellierato di cui si avvaleva la Santa. C'aveva molti collaboratori di testa, Neri Pagliaresi, Stefano Mavoni, non faccio i nomi, ma insomma la famiglia, come lo diceva, la famiglia del Cateriniano era molto, molto affollata e anche molto attrezzata, diciamo. C'erano esperti di straordinario valore e appassionati discepoli che seguivano sillaba per sillaba ciò che diceva e ciò che forse ha cominciato a scrivere, eccetera, perché anche questo tema, ma un tema difficilissimo, io guardo bene da affrontare, riferisco solo lo stadio a cui siamo arrivati, mi pare, con una certa concordanza tra molti studiosi, se c'è un inizio di Caterina, ragazza che ascoltava le prediche a San Domenico tutti i giorni e che dalle prediche apprendeva pezzi di scrittura, pezzi anche di umanisti o di preumanisti del suo tempo, questo è importantissimo. Se voi consultate il database che dicevo, perché è importante? Perché nel database, se no il volume sarebbe stato arricchito in maniera spaventosa, già è enorme, sono richiamati anche molti scrittori senesi e non senesi che Caterina ha ascoltato da giovanissima e che hanno formato il suo linguaggio, la sua visione delle cose, e spesse volte evidentemente aveva una memoria prodigiosa, a parte altre qualità, si sono incise proprio nel suo ricordo. Fino fra tutti, ad esempio, Domenicano Giordano da Pisa, ma anche Domenico Cavalca, Jacopo Passavanti ascoltavo, e poi i senesi, Bianco da Siena, Girolamo da Siena, L'Agostiniano Simone Fidati da Cascia. Grazie a questi autori e di opere volgari, Caterina poté avvicinarsi alla scolastica o a opere molto diffuse come la leggenda aurea di Jacopo da Varazze
e il Meditazione su Vite Christi o La Vita Christi di Ludolfo di Sassonia. E insomma, questa immagine che la devozione a volte, perché la devozione a volte inganna, come tutti i grandi amori, deforma le cose, di una terina ignorante, semianalfabeta, che arriva forse a compitare qualcosa molto tardi, è probabilmente del tutto sbagliata. In realtà c'è una formazione anche dottrinaria molto forte, molto molto forte. Se sia miracolosa, se sia opera della grazia, questo lo storico non lo può dire, come noi, per carità, non voglio entrare in merito del genere, però è indubbio che c'è una base di dottrina molto, molto estesa e anche molto e nel database voi ritrovate, se lo sognate, tutti i rimandi ai testi edici, ad esempio Domenico da Valca, contiamo tutte le storie della letteratura per dire che Caterina aveva presente, e probabilmente gradualmente arriva alla supervisione se non altro di quello che veniva scritto. La a volte dettava anche due o tre lettere per voto, come Napoleone, cioè era un cancellierato attivissimo questo. E chissà, poi c'è il cosiddetto, come ho detto tra virgolette, al solito per rispetto della tradizione, è stata fissata il 77, la permanenza a Rocca Dorcia, in cui c'è la stupenda sua lettera, che non mi permetto di citare, ma che tutti abbiamo presente, la 272, nella quale dice: io scrivo di mio pugno, quando uno scrive di un suo pugno vuol dire, lo dice come una conquista della scrittura. Se poi Robert Fatier, che fu un demolitore spaventoso di tutte le fonti agiografiche, che per lui non valevano niente e sbagliava, diceva che era un falso, era un'interpolazione, però non so, è un'ipotesi come altre, ma non mi pare accettata ultimamente in maniera convinta. Poi ovviamente c'è tutta la tradizione indiretta, eccetera. Io non voglio soffermarmi ulteriormente, tranne, ecco, semmai dare due indicazioni. I due filoni fondamentali che costruiscono l'albero codicologico su cui sono esercitati i editori, sono quello che fa capo a Neri Pagliaresi, sicuramente il più intellettuale, il più poeta, no? Dei suoi seguaci, il filone Alfa, e quello di Maconi, Beta, però non sono esclusive raccolte di queste due grandi personalità, perché poi ci sono molte interferenze di Canigiani, di altri, lo lascio perdere perché il discorso ci porterebbe lontano. Voglio solo fare due o tre esempi linguistici, minimi, perché è importantissimo. Io sono fanatico della massimo di autenticità della scrittura. Preferisco che una lettera non sia capita fino in fondo, del resto c'è tante cose misteriose che non capiamo, la santità è probabilmente una di queste, che non arrotondarla per far tornare il discorso. È come faceva in parte, non tanto, Tommaseo, rimproverato dal prete Zaglia, che diceva che era accusato impropriamente di una scrittura barocca, una scemenza totale, barocco, eccetera, con Caterina. Ma voi prendete ad esempio una lettera, la lettera 18 del nostro
Ecco, perché l'altra cosa che voglio sottolineare di questa struttura è che l'ordinamento delle lettere è stato fatto in base all'iniziale del nome dei corrispondenti o dei destinatari, diciamo meglio, dei destinatari. Per cui queste sono lettere indirizzate a persone il cui nome comincia per A e per B e così via. Il prete Zaida aveva scelto un'altra strada, aveva scelto una strada disperata, cioè un ordinamento cronologico, ma siccome la maggior parte delle lettere non sono databili, e qui invece per ogni lettera si cerca di dare una datazione ricavandola dagli elementi della lettera stessa, ovviamente, era una strada che lo portò infatti a arrestarsi quanto prima, perché le 88 lettere che lui ha edito hanno delle date a volte insomma, che oggi sono messe in discussione, come anche un certo modo di avvicinarsi, ma a volte si tratta proprio di cose minime, pensate, cose minime ma importanti, se la scrittrice ha il ruolo che ha. Prendete la lettera 18 e voi vedete che oggi leggiamo, al terzo paragrafo, in su questo arbore troviamo i frutti delle virtù, però che la carità è quello arbore fruttuoso che fu croce e chiodo che tenne legato il figliuolo di Dio, però che altra croce o altro legame non l'avrebbe potuto tenere. Ebbene, nell'edizione precedente, al posto di arbore, c'era arboro, al posto di arbore, e soprattutto l'importanza è che frutti ha sostituito la parola fonte, che era chiaramente uno sbaglio, insomma, per l'attrazione con i frutti più tardi. Una lettera nata soltanto, le volevo leggere te, meglio un film a due, è quella indirizzata a Andrea Vanni, grande ritratto di Andrea Vanni per le tre volte insieme, che è edita nell'edizione Tommaseo, ma che non fu edita da Duprete Saiter, nella quale è cosa è in realtà tradotto ed era errato, perché la parola vera è casa, la frase è molto diversa. Oggi leggiamo: ma con l'occhio dell'intelletto, col lume della fede, raguarda in questa casa del conoscimento di sé, come se la coscienza fosse la casa che uno abita. Bellissimo questo. Se voi ci mettete in questa cosa del conoscimento di sé, infatti io mi sono spesso interrogato su questa lettera, su questo passaggio, è chiaro che la cosa non tornava. Potrei fare centinaia di esempi, perché insomma sarà un divertimento un po' strano, ma io mi sono molto, tra virgolette, divertito, curiosito nel reperire proprio queste perle, queste correzioni che non sono correzioni banali, insieme a un'altra linea fondamentale di correzione è stata quella di ripristinare le formule da Dio. Caterina era affettuosissima, per cui come spesse volte nei familiari, anche popolari, chiudeva la lettera, salutami l'ama, salutami quello, quell'altro. Queste formule, ovviamente, chi ha trascritto in codice Vitini e altri che fedeli di Caterina le eliminavano, perché non servivano dal punto di vista devozionale, eccetera, che Caffarini non è che gli voleva dare tanta importanza. Invece hanno un'importanza, come si capisce, decisiva dal punto di vista storico, perché costruiscono l'ambiente attorno al quale agiva Caterina. Per cui questa opera è importante anche perché
dà questa dimensione alla collegialità, ma con nomi e cognomi, spesse volte, nomi e cognomi rimanevano fumosi nell'aria. Non la voglio far lunga perché su queste cose parlerà sicuramente in modo più ben più approfondito. E gli do la parola a Valentieri, scusandomi se ho preso troppo tempo, ne ho detto poco, quello che ci sarebbe da dire, a Gabriella Piccini. Gabriella Piccini è docente di storia medievale all'Università di Siena. Non mi sono preparato un curriculum sempre talmente ampio che francamente rinuncio a leggerlo. Citerò solo il suo ultimo bellissimo libro, Operazione con Governo, che è veramente esemplare per consentirci di leggere in modo nuovo questo straordinario lavoro. L'ascoltiamo molto volentieri. La parola a Gabriella Piccini. Questa presentazione io mi sono riservata un po' per più sloci e d'accordo con gli altri miei relatori il versante più senese, diciamo, della nostra, appunto, presentazione. E del resto c'è un'infinita ricchezza della storia, non ha mai una chiave unica di lettura, anche quando ci troviamo di fronte a personalità dalla forza, della forza di Caterina ad opere come questo epistolario, che sono una sorta di monumento della lingua, ma poi anche della storia della spiritualità e poi della storia della Chiesa e così via. E quindi Caterina è quasi troppo, è troppo intelligente, è troppo grande, troppo importante, e su di lei si è formato un sovraccarico di immagini da guardare, di interpretazioni da confrontare, di leggende dentro, come fosse un involucro dentro il quale bisogna penetrare, per non parlare a Siena delle tante sfumature del sentire comune, non ultima la definizione di Santa dell'Oca, che fu coniata dall'antropologo Alessandro Falassi nel 1980, fino poi alla sua statua così tenera con il fazzoletto della contrada al collo che mise in copertina. E poi troppo importanti i testi che ci ha lasciato, il volume delle lettere che oggi presentiamo, questa imponenza anche fisica, è solo il primo dei cinque che il gran lavoro coordinato Antonella De Jure ci mette a disposizione. Insomma, quando una storica, uno storico si accosta a un oggetto di studio che si è trasformato in un mostro sacro, prova una certa angoscia. Sono opere che ti portano fuori e dentro il tempo, fuori e dentro lo spazio. Roberto citava il lavoro fatto sul buon governo, un po' la stessa angoscia che ho provato quando mi sono misurata con quell'altro mostro sacro di altro genere, questo capolavoro di Ambrogio Lorenzetti, del quale ho provato a proporre una mia lettura, ma sapendo che ero in mezzo a fiumi di letture, a fiumi di interpretazioni. Che cosa ho fatto in quell'occasione? Per renderlo quanto possibile mio, ho scelto di rafforzare, non di sminuire, ma di rafforzare la sua portata universale, collocandola proprio dentro il tempo, il luogo che aveva avuto. Questo è un po' la mia, diciamo, modo di avvicinarmi ai testi, specie quando hanno questa portata universale, riportarli nel tempo e nello spazio. E quindi qualcosa di simile si può fare con Caterina, con le sue lettere, delle quali, devo dire, penso che anche gli altri abbiano provato la stessa sensazione, non è facile, no? Presentare un libro di cinque, un volume di cinque, fosse anche solo perché l'edizione le propone giustamente, filologicamente, in ordine alfabetico dei destinatari, mentre lo storico naturalmente desidererebbe sempre di trovarsi tutti per benino sistemati in ordine cronologico. Qui c'è un lavoro fortissimo che sta facendo nell'Imbamud, che alla quale siamo tutti invitati, tutti quelli che hanno qualche documento tra le mani, qualche elenco di nomi, fornire le basi, perché lei sta rintracciando, inseguendo uno per uno tutti questi personaggi non sempre identificati, che però possono servire per datare, no? Un lavoro importantissimo. Poi c'è uno stuolo che è ancora abbastanza ampio di testi, nel tempo ha rappresentato Caterina all'interno di un quadro di riferimento di tipo apologetico, qualche volta anche leggendario,
Poi più di recente il bel libro di Paolo Nardi, che è presente qua da qualche parte, ha intercettato Caterina, la famiglia, il suo ambiente sociale, culturale e religioso attraverso uno scavo archivistico imponente, come da tempo non si vedeva di nuovo intorno a questa figura. Così nel lavoro di Nardi non c'è solo Caterina, ma c'è tutta la città di Siena nel secondo 300. Bene, allora, Caterina viene descritta in molti, molti ambienti e riflessioni con una presenza che è stata scomoda per la Chiesa, una presenza trasgressiva, diceva prima Roberto Barzanti. Ecco, tale anche nella sua città, perché è qui che lotta per tutta l'infanzia e l'adolescenza, per vivere come vuole lei, perché è qui che inizia a agire con una serie di espressioni anche pubbliche, lei così giovane, così capace di alzare la voce quasi subito in maniera molto sonora, questa lingua toscana e senese ha una sua sonorità che lei sembra se la voda tutta, è qui che si schiera nella lotta politica interna, è qui che utilizza a più volte anche in modo abbastanza spregiudicato gli appoggi politici del potentissimo Giovanni di Agnolino Salimbeni per portare avanti tutti i progetti che le stanno a cuore. Allora, due parole su cosa sono Siena e la Toscana durante la vita di Caterina. Nel questo secondo 300 la Toscana è un mondo ancora un mondo a sé, le sue città da un paio di secoli hanno rappresentato nel loro insieme una specie di potenza economica internazionale, anche quando fra di sé sono concorrenti in patria e anche all'estero, sono concorrenti fin quando non si propina un pericolo comune per cui si uniscono. Nella Toscana del 300 il mondo vasto è vicino, i suoi uomini d'affari li incontriamo effettivamente in più di un luogo lontano, per i toscani il teatro delle attività mercantili, bancarie ma anche culturali è l'Europa intera e anche i paesi musulmani del Nord Africa, delle coste del Nord Africa e dell'Asia. Quindi Siena, dopo aver costruito nel 200 la propria fortuna nel commercio a distanza e soprattutto sulle attività di credito, alla metà del 300, ha già superato da qualche decennio il vertice della sua crescita. Quindi non è più in fase ascendente, è già in fase di ripiegamento. Nel 1330 pensate che i governanti ad un certo punto si sono dichiarati già molto preoccupati perché dicono che i mercatanti vengono meno e Dio ne la guardi, allora Siena diventerà come un vilissimo castello, quindi sono già coscienti che siamo in una fase di tipo depressivo. Le lettere di Caterina ci consentono di abbracciare meglio la società senese del secondo 300 e non è una cosa di poco conto, naturalmente anche il contrario. È un grande strumento questo epistolario anche per conoscere meglio la città. In un periodo in cui, per il quale non siamo ancora in grado di comprendere davvero, superato il tornante della metà del secolo, cosa la città sia divenuta e cosa sia via a diventare. Perché? Perché gli studi non sono ancora completi, diciamo. E certamente dai primi anni 40 del 300, i nove, che erano il governo della lunga stagione della crescita senese, hanno fatto i conti nelle sue contraddizioni con un fenomeno gigantesco di riconversione, che è riconversione sociale, riconversione economica, che tenta di farsi anche riconversione politica. Comunque questa città ha un grande passato e in quel momento è un presente ancora dignitoso, ma il quadro è in crisi e il punto, come dico, il quadro politico in trasformazione. In questo quadro nel 1347 nasce Caterina. Gli studi di Paolo Nardi hanno ormai definitivamente superato la tradizione che è stata per tanto tempo ripetuta stancamente da molti eruditi che la voleva figlia di un umile tintore, questa era la dizione corrente. La sua è in realtà una famiglia di artigiani, piccoli imprenditori, agiati, uno zio orafo, il padre Jacopo di Benincasa è un tintore, certo, ma l'industria tessile nelle città toscane è una delle grandi attività che reggono l'economia. I suoi affari si estendono oltre l'orizzonte senese e nella piazza commerciale di Firenze lui manda a farsi le ossa il figlio maggiore che viene in casa. Quando nasce Caterina il lanificio per la produzione di tessuti a Siena è in decollo pieno ancora, ha avviato da poco le strutture, la produzione e il numero degli addetti. Però appena dopo, quando Caterina ha un anno, arriva l'enorme vuoto demografico che si apre in città con la peste del 48, che fa venir meno
tutto quello che è stato progettato nei decenni precedenti. E così si mina anche una base importante di consenso del governo novesco, e lo dimostra proprio la distruzione delle abitazioni dei lavoranti del settore tessile, che avviene durante il tumulto che nel 1355 porta alla fine della loro lunga esperienza politica. Cambiano anche i rapporti di forze all'interno del mondo artigiano e nel mondo dei casati, come si chiama la schiera, quelli che altrove vengono chiamati i magnati. Ora, noi sappiamo che le istituzioni vivono delle modificazioni continue che subiscono per la pressione dei gruppi sociali. E quindi il nuovo gruppo, che viene chiamato dei Dodici, il gruppo dodicino, al governo dal 1355 al 1368, quindi durante l'infanzia di Caterina, è gremito di ritaglieri, cioè di venditori di stoffe al minuto, che si rivolgono al mercato fiorentino a detrimento della produzione autoctona. Queste cose che sto raccontando sono frutto di un libro in corso di stampa che sarà importante, di Marco Giacchetto, che ha lavorato proprio sul tessile a Siena, quindi ritoccando tutto un ambiente che è vicinissimo alla vita dei beni in casa. L'arte della lana, che cosa succede? Si ritrova, chiudo rapidamente su questo punto, però per me è importante, a fare i conti con un forte indebitamento, e i produttori devono gestire una filiera che era stata pensata per la grande manifattura, ma di fatto ora è alimentata da un numero di persone e da un volume produttivo che non garantisce più la copertura dei costi degli impianti. La gestione diretta da parte dell'arte, quindi della corporazione, di tutti i segmenti produttivi, era stata la strategia pensata durante il governo della fase dell'ascesa dei nove, diventa un fardello pesantissimo che porta all'affossamento della manifattura. In sintesi, i dodici, questo governo appunto che segue quello dei nove, della grande fase espansiva, sono un governo fino all'artigiano che non riesce a far crescere le arti. Quindi Siena diventa una città consumatrice più che produttrice. In città rimane bene, ma si svilisce la manifattura. Allora, perché ho fatto questa premessa? Perché per sostenere questa svolta l'arte della difficile, l'arte della lana, viene riempita di fedeli dodicini. Da questi, almeno fino al 1363, è pienamente coinvolto Jacopo, il padre di Caterina, insieme ad un gruppo di imprenditori che più tardi saranno etichettati come quelli che non hanno agito per il bene comune dell'arte, ma per interessi privati. Due fratelli Caterina, Bartolo e Stefano, si legano al regime dei dodici e fanno parte del governo in certe fasi. Dopo poco più di un decennio, con le condizioni economiche decisamente critiche nelle quali versa ormai la città, cresce lo scontento, e lo scontento si coagula in un fronte riformista che è stanco della situazione precedente. Ci sono segnali di rivolta nel 1370, un'organizzazione di protesta degli artigiani del settore tessile, fino a quando c'è la storia della violenta rivolta del Bruco 1371, che si intreccia con quella della famiglia di Caterina, coinvolgendo anche i fratelli. È un momento di grande tensione che porta la frangia violenta dei riformatori a scagliarsi contro quelli che vengono considerati i peggiori dodicini. Non è stata approfondita questa questione ancora con studi mirati, ma guardando la fine che tocca a certi tintori colleghi di Jacopo, non deve essere stato un momento tranquillo nemmeno per la sua grande e numerosa famiglia. I fratelli di Caterina si nascondono in una chiesa con l'aiuto della sorella e fuggono a Firenze. Caterina più o meno è ventenne. Poi muore il vecchio Jacopo, il padre, e le cose cambiano ancora. Benincasa conferma che luogo di elezione del suo lavoro è la piazza Fiorentina, centro principale della sua attività. Bartolo, l'altro fratello, assume invece la direzione degli affari di famiglia in Siena. L'impresa però si avvia alla liquidazione e la vittoria fallisce. Stefano e Bartolo poi muoiono, e alla fine il ruolo di tutore degli interessi delle donne superstiti viene assunto da un analogo dodicino di nome Sano di Marco, che poi è uno dei discepoli di Caterina. Questa quindi è una storia collettiva, una storia di reti, una storia di relazioni.
questo contesto politico turbolento che porta con sé tante crisi, anche familiari, anche personali, anche di coscienza, certo di appartenenza, e è molto forte e sicuramente non merita di essere messo in parentesi, né è un mero palcoscenico su cui si svolge la vita eccezionale di questa giovane dotata, dotata di intraprendenza, di intelligenza, si dice intelligenza politica, io direi anche di un'altra intelligenza pura, intelligenza punto, e poi intelligenza politica, e sensibilità non comune, sembra sempre di sentirla quando si leggono le lettere, sembra sempre di sentirla vibrare, con una gamma di sentimenti molto vasti, anche quando si dimostra ferocita, insomma, devo dire, oppure quando si dimostra aperta. Insomma, le vicende alterne della società, dell'economia, della politica intersecano più volte la vita di Caterina in Siena. Gli anni della sua formazione sono stati quelli in cui la famiglia ha conquistato una posizione sociale di rilievo. Gli anni invece della sua forte militanza religiosa coincidono con il declino dell'impresa, della tinta e l'impegno e il declino dell'impegno politico dei fratelli. Certo, ho detto palcoscenico, certo Siena come palcoscenico compare più volte nella sua vita. Io voglio ricordare un passaggio che mi colpisce sempre in modo particolare. Cioè due passaggi, la consapevolezza della fisicità della città, della sua fisicità che emerge nella visione di quel sorriso, questo Gesù sorridente, sorriso celeste sui tetti delle strade, insomma, no? Quindi sembra collegato quasi al tessuto cittadino, e poi ancora di più quel suburbio che lei racconta, che è proprio raccontato attraverso la fantasia di una bambina in fuga, che è scappata di casa, sta sperimentando questo brivido, sarà una vita da eremita, certamente curiosa, certamente molto emozionata, trasgredisce le consegne perché deve andare a casa della sorella, esce dalla porta San Marco, ha una pagnotta in tasca, però lei è sempre vissuta in città, sembra la prima volta che esce da una porta, perché dice che fuori lei vive questo contrasto enorme perché non ci sono le case e lei si aspettava di trovare le case. E pensa di essere arrivata davvero nel deserto perché non ci sono più le case, e quindi il deserto che cos'è? Il luogo dove devono andare anche quelli che vogliono vivere da santi e da eremiti, e trova delle grotte. Io mi sono immaginata da senese, si esce da San Marco, sarà arrivata alle grotte di Pescaio, questi mi stanno, i senesi presenti mi diranno questo. Poi verso sera comincia lei a pensare che forse a casa si preoccupano, si chiede se non è il caso di tornare, vede che sta facendo buio, si spaventa, corre, mi immagino, di fiato verso, poi dice che naturalmente viene aiutata da forze celesti e rientra dentro le mura protettive della città, nel luogo della protezione. Questa descrizione delle mura che proteggono, insomma, e del suburbio che c'è, non esiste, per me è molto interessante. Però, anche se guardiamo la missione storica di Caterina, quindi la sua visione politica, che tradizionalmente è riferita alla sua visione del papato che deve tornare a Roma, la crociata che deve essere bandita, la riforma della Chiesa che deve avvenire, ecco, possiamo dire che lei combatte per diventare una persona ascoltata, capace di influire direttamente sulle grandi decisioni della Chiesa, ma l'apprendistato della politica lo fa sempre. Tramite più forte del suo coinvolgimento con il potere cittadino è attraverso il clan potentissimo dei Sanibè, in particolare Giovanni D'Antonino. Giovanni D'Antonino, per dire, il suo palazzo è quello dove adesso c'è il Monte dei Paschi di Siena, non è una casa qua. I Sanibè sono il più ricco dei casati cittadini, lui è un vero potente capoparte, è stato uomo di fiducia dell'imperatore durante la rivolta che ha portato il 12 al governo, è appunto stato un protagonista. Poi complessivamente la famiglia è fortissima anche di molti castelli che controllano soprattutto la Val d'Orcia, ma non solo quella, dove vanno formando uno staterello da quale poi muoveranno guerra a Siena, guerra alla città. Perché Giovanni non cerca di consolidare la sua posizione in città come fanno altre grandi famiglie, inserendosi nel sistema amministrativo o assumendo cariche negli istituti religiosi, lui vuole il potere e lo vuole tutto.
tanto che poi, appunto, come ho detto, i sanguigni faranno guerra all'altra città, utilizzando che cosa? Utilizzando come soldati proprio gli uomini dei castelli, per lanciarsi in questa corsa militare al potere che è affannosa e che li distingue in mezzo a tutti gli altri casati senesi. Quindi siamo in un contesto molto particolare. 1368, quando Caterina ha 20 anni, vengono alla luce grandi contrasti politici in città. Ci sono attacchi al palazzo, i Salimbeni danno il via a varie rivolte, qualche volta insieme ad altre famiglie dei grandi, altre volte insieme a gruppi di popolo, si muovono in maniera fluida, e la città si sta avviando chiaramente verso una scelta di governo di coalizione. Ora avremmo chiamati anche così a governi di unità nazionale. Mentre altre famiglie nobili fuggono il contado, i Salimbeni hanno una rapidissima giravolta politica e si fanno di popolo, cioè abbandonano lo status di magnati, di casati, e ottengono, una cosa importantissima, per i propri maschi adulti il privilegio di essere per sempre membri di diritto del consiglio della città, con una specie di super consiglio politico a cui la città può rivolgersi nei momenti importanti. Quindi siamo dentro a luoghi decisionali di assoluto rilievo. Poi nel 68-1969 arriverà la pace e gli altri nobili rientreranno in città, e quindi un po' si annacquerà questo, daranno un po' argine allo strapotere di Salimbeni. Quando nel 1368 il comune invia all'imperatore un'ambasciata, è l'onnipresente Giovanni a guidarla con successo, e lui sta per tornare a Siena con 300 cavalieri, una cosa importante, in pieno assetto di gloria, dove la città gli prepara tutti gli onori. È chiaro che sarebbe divenuto signore della città, non ci sono dubbi, solo che cade da cavallo e muore a un passo dal potere assoluto. La sorte, evidentemente. Io mi sono sempre chiesta se qualcuno non gli abbia azzoppato il cavallo, ragione, se sono le fantasie sulle quali non possiamo naturalmente vedere. Poi arrivò appunto questa rivolta del gruppo a cui ho già accennato nel 71, e allora i rivoltosi correranno alle case dei Salimbeni proprio per chiedere l'appoggio. Quando se lo vedono negare, fanno a pezzi, diventano furiosi e fanno a pezzi la bandiera che segna la loro appartenenza al popolo. Nel 77 Caterina si adopera molto per la pace fra Salimbeni e Siena e soggiorna in Val d'Orcia presso di loro. Questa frequentazione però la rende sospetta alla città e a vari governi. Caterina scrive più volte al governo di Siena, morto Giovanni, scrive anche a suo figlio Agnolino, e questa è una lettera che è nella lettera A, giusto appunto, quindi questo volume 72. Ora come va? Perché ha bisogno che lui non si frapponga fra lei e la sorella e Bandecca, che le serve a Caterina come punto importante per portare in porto un progetto a cui tiene tanto, che è la fondazione del monastero di Santa Maria degli Angeli a Belcaro, per il quale serve anche il consenso del governo. E allora lei cosa dice? Abbia voglia di combattere da cavaliere virile, non ascolti le maldicenze, gli dice. E a me sembra quasi, mentre leggo, che lui voglia evocare al figlio il fantasma del padre e la propria sintonia fortissima avuta con il padre, con Giovanni. Noi, la casa plurale, dice noi dobbiamo resistere, dobbiamo continuare a proteggere questa città e a chiudere le porte ai sentimenti disordinati che la agitano. Ho fatto un non ho letto, ma insomma il senso è questo. Quindi si capisce bene anche perché tra quelli che nel quadro di una grande stabilità politica cadranno poi in disgrazia ci sono alcuni degli aristocratici seguaci di Caterina che si sono poi riuniti in confraternita. Cioè, per spiegare alcuni avvenimenti bisogna anche conoscere che cos'è successo. Questi torbidi fatti politici forse vanno cercati anche i motivi della freddezza del governo senese al momento dell'avvio del processo di canonizzazione. Di cui sappiamo, no? Dopo il prenotato per Bernardino si scatenano, per Caterina no, insomma, c'è freddezza in questo senso. E ascoltavo poco fa Cardinale quando diceva a Siena poi in fondo è meno conosciuta, no? Dice come se ci fosse un filo lontano, comunque sì, si ama però, c'è sempre un però,
e forse questa può essere l'occasione per rompere questo antico filo di prudenza, diciamo, che ha intessuto i rapporti tra Caterina e la sua città. Ecco, l'ultima considerazione: a me pare che ci sia qualcosa di molto senese anche nel modo in cui Caterina abbraccia la sua missione politica, nel modo in cui prende la parola, anche che abbraccia la sua missione politica, il modo in cui prende la parola. Dubiti. E io dirò il mio punto di vista, mica il tuo. Io l'ho detto prima. No, questo è sempre è buffo, no? Quando io dice io non sono d'accordo. Allora, dicevo, prendere la parola, anche il fatto di prendere la parola come donna in un mondo pubblico di maschi, perché tenete presente, prendere la parola anche per una donna porta sempre la dimensione politica, automaticamente, d'accordo su questo. Possedere o volere la parola significa possedere il principale strumento di fondazione di ogni pratica politica. Caterina non può certo, come il padre e i fratelli, servire nel governo, però c'è nella stessa operosità civica e la stessa capacità di stare in modo abbastanza spregiudicato vicino a chi conta per fare le cose che le premono, dei maschi della famiglia. Questa operosità civica si alimenta di una città di strada, dove il mondo è di casa, dove l'ospedale fa da modello d'Europa, che è legata alla Francia e a Roma da fini antichi e potenti, dalla quale Simone Martini è partito, guarda caso, per Avignone qualche decennio prima. Questa operosità, probabilmente, ma questo Isabella potrà dirlo meglio di me, non trova un ostacolo in un centro culturale e politico di primo ordine come San Domenico. Io non entro nella dimensione culturale, ma il ruolo politico sì. Ad esempio, San Domenico per tanto tempo è stato conservato dall'archivio del comune di Siena. San Domenico è il luogo dove solo con un'accuratissima perquisizione, con grande resistenza dei frati, vengono trovati i documenti nascosti e riservati della Società dei Monsignori, la Società dei Monsignori che attestano l'imponente debito verso la Curia Romana. Cioè, ci sono tanti elementi. Non solo, ma appunto alla Compagnia dei Monsignori, i Domenicani hanno dato anche la sede legale quando era nata. Siena è anche una città in cui la normativa verso le donne viene ritenuta da una storica attenta a questi temi come Maria Grazia Nico come un po' particolare rispetto al quadro generale anche all'interno dell'evoluta Toscana. Per esempio, donne senesi agiscono in prima persona per quando assumono la tutela dei figli se muore il marito, quando possono abbandonare il letto coniugale se lui è violento, quando amministrano patrimoni, questi sono tutti tratti dagli statuti, quando maneggiano conti correnti e depositi di denaro in prima persona, come io ho potuto constatare studiando la documentazione trecentesca dell'ospedale di Santa Maria della Scala. Come dire che esiste in Siena un contesto di donne, magari meno geniali di Caterina, certamente meno geniali di Caterina, eppure in grado di interagire attivamente con il mondo, e anche questo è il contesto. Ultimo punto, penultimo. Anche la familiarità dei toscani con la scrittura e con la lettura va ricordata quando si riprende a mano la diatriba sul fatto se Caterina sapesse o meno scrivere. Su questo voglio sentire il parere di Isabella. Gli argomenti contro sono noti, no? Era una donna, dunque improbabile che sapesse scrivere. Dettava, quindi non sapeva scrivere perché dettava. In una sola lettera dice che scrive di sua mano, ma potrebbe essere una metafora. Allora, a chi applichi il metodo storico non sfugge che queste osservazioni sono deboli. Quando mi si dice che il fatto che Caterina sapesse scrivere è un'ipotesi non suffragata dalle fonti, io, da brava storica, abituata a capovolgere ogni ragionamento, per saggiare la forza delle ipotesi, rispondo, anche l'ipotesi che Caterina non sapesse scrivere non è suffragata dalle fonti. Del resto anche i mercanti dettavano le lettere, eppure sapevano scrivere. Anche i predicatori dettavano le prediche, eppure nessuno ha mai avuto il minimo dubbio che quando si scrivono ho scritto di mia mano, quella fosse la verità. In questo caso quindi il dubbio non è figlio di altro che di un pregiudizio, cioè di un giudizio dato prima.
A Firenze anche le bambine vanno a scuola, nel 300, primo 300. In Toscana anche i contadini, piccoli artigiani, leggono e scrivono e tengono libri di amministrazione. Caterina, non bisogna dimenticarlo, è una giovane donna molto intelligente, che apprende molto, che frequenta un ambiente colto, come il convento domenicano, e nella sua casa non manca certo il materiale scrittorio, né le lettere, né i libri di conti. Questa è la mia considerazione. Infine, l'ultimissima considerazione su leggendo queste lettere, il linguaggio delle lettere è anche un punto toscano, e mi riferisco al linguaggio, non alla lingua, per cui non ho competenza, proprio il linguaggio. C'è in Caterina un'attitudine ad argomentare che ritroviamo nel mondo laico, artigiano e mercantile, nella sterminata corrispondenza commerciale e privata, quasi un'arte di parlare per concretezza, per esempi, quando non per proverbi, addirittura per modi di dire popolari. E anche Caterina usa proprio questo linguaggio concreto e prende esempi e immagini della vita di tutti i giorni per creare analogie speciali anche con le verità di portata universale che le stanno più a cuore. Ringraziamo molto Gabriele per questo quadro veramente straordinario della storicità senese, del contributo che il suo essere immersa dentro questa rete di rapporti e dentro questa realtà ha dato alla sua universalità, perché anche l'universalità parte sempre dalla parola, questo è importante. Senza radici non c'è proiezione universale. La vicenda di Caterina lo dimostra. Sono affezionatissimo alla definizione bella di Claudio Leonardi. Tra i tanti titoli che si possono attribuire a Caterina, scrisse poemi a molti altri. Il titolo più alto è che fu La Santa della Chiesa, perché sicuramente la sua attenzione eminente, totale, piena, la funzione della Chiesa, una Chiesa universale, di cui la pace, senza la quale evidentemente questo non potrebbe essere ottenuto, come comunità che doveva affratellare il mondo. Ed ora ascoltiamo Isabella Gagliardi, dovrei anche di lei leggere un curriculum enorme, perché tante sono le sue studiazioni, di grande interesse abbiamo avuto ospiti in varie occasioni. Ringraziamo di aver accettato il nostro invito, almeno a parte la deviazione antigiana. Isabella insegna storia del cristianesimo e delle chiese in plurale a Firenze. Anche lei cito solo un libro, ho citato solo un libro di Gabriella, un libro bellissimo e attualissimo, Anima e Corpo. Donne e fedi nel mondo mediterraneo. È veramente una lettura di straordinaria attualità e penetrazione. Dopo le chiedo la parola. Grazie. Grazie. No, grazie mille, sono molto contenta e anche molto emozionata perché io sono di formazione senese e sono stato qui anni di intensa formazione appunto intellettuale perché sono il magistero di Gabriella Piccini per i miei studi qua a Siena. Siena del 300 è stato l'argomento dei miei primi lavori di ricerca. Ho incontrato Caterina fino da quando appunto facevo la tesi di lavoro di dottorato a Pisa, la scuola normale, ma quindi rimasto qui a Siena. E quindi per me è un momento di grande emozione essere qua, tra l'altro un'emozione raddoppiata dal fatto che numerosi tra gli studiosi sono implicati in quest'opera straordinaria, oltre a essere persone che stimo perché sono brave, in qualche caso sono anche diventati amici dopo una lunga consecutiva di anni, quindi sono veramente molto contenta di essere qui. A presentare per quanto posso un lavoro veramente imponente. Appunto io sono una storica, ho un'attenzione
della storia, quindi non sono in grado di rendere conto della complessità sotto il profilo della ricostruzione filologica e storico-linguistica che sta dietro a questa opera molto, molto importante. Per cui ho pensato di sottolineare quei punti che, a mio modo di vedere, come dire, data la mia preparazione, potevano suscitare riflessioni e ulteriori piste di ricerca. In primo luogo vorrei appunto evidenziare la chiarezza adamantina, anzi prima della chiarezza adamantina vorrei evidenziare come la coralità che è ritornata, no, molte volte sin qui, sia anche una coralità di studiosi che ben si fonde per una oceanica, perché allorché ci mettiamo a leggere la parte introduttiva al testo non si ha l'impressione che vi sia quella che poi c'è, un'equipe di studiosi al lavoro, ma siete stati bravi, insomma, avete costruito un mosaico veramente molto, molto fluido che si legge con grande chiarezza, anche se affronta problemi, questioni complesse. Le affronta con la mattina chiarezza, dicevo prima, sono problemi filologici e sono anche problemi storici. Quindi scuserete se soprattutto mi rivolgo a Antonella, che appunto è a capo di questa impresa e che ha degli studi di tipo filologico molto solidi. Mi scuserai se io sottolineerò quei punti che parlano la storica e magari ne tralascerò appunto altri. In primo luogo, questo saggio, questo poderoso saggio che introduce la pubblicazione della Fonte, si sofferma su un problema storico estremamente interessante, cioè la mancanza o la presenza di uno scrittorio materiniano, addirittura di una cancelleria. Questi grandi domenicani che avevano studiato, no, tanti anni fa, i primi Caterina, cioè tutti i tesei del Fautier, avevano due idee completamente diverse riguardo all'esistenza di un, addirittura il primo di tesei aveva l'idea che esistesse una cancelleria dove venivano appunto archiviate, venivano contrassegnate le lettere, e come se ci fosse una specie di, una sorta di realtà centrale a partire dalla quale poi venivano promanati gli epistolari di Caterina. L'altro invece, Fautier, aveva completamente negato l'esistenza di una cancelleria, ma forse anche di uno scrittorium. La realtà, dissodata da molti studi, è estremamente più complicata, perché ci parla, e qui chi si è occupato di costruire i flussi testuali, creando ovviamente uno stemma di codici, ma mostrandoci anche i vari filoni testuali che trasmettono le storie di Caterina, che sono tutti un po' diversi gli uni dagli altri e che passano attraverso alcuni punti focali che sono anche alcuni personaggi importanti. Abbiamo già sentito parlare di Caterina Ambrogio Pagliaresi, evidentemente, ma c'è anche la raccolta di Tommaso Caffarini, la sindrome intitolata che porta il nome di uno dei più cari figli spirituali di Caterina, Stefano Maconi, fino poi alla, con questo autocopista senese, Mariano Vitali, che proprio su diretta commissione di Stefano, di Corrado Maconi, crea un esemplare. Oppure ancora gli esemplari che gli epistolari redatti in area lombarda da Barbuccio Canigiano, fino ad arrivare alla prima stampa, l'Aldina appunto, la stampa Aldina, 368 lettere, una delle più grandi, che è collettore di tre grandi fonti, flussi di fonti. Già questo elemento è di straordinario rilievo storico, a mio modo di vedere, e ben si sposa con quello che sappiamo del culto portato a Caterina, cioè la policentrità, il fatto che fosse un culto che nascesse e venisse portato avanti in vari centri, non soltanto a Siena, non particolarmente a Siena per motivi politici, ma anche in altri luoghi, tra cui appunto Firenze, alcune zone del nord, perché segue alcune persone, le persone che stando vicino a Caterina
magari molto spesso i suoi figli spirituali, decidono di spegnersi perché le lettere di questa donna trovino una loro, insieme una loro collocazione. Anche qui con molto garbo è affrontato un altro problema cardine quando si va a toccare questi testi, lo troviamo affrontato con il rendite risolto nella nota introduttiva al testo. Ci si chiede fino a che punto questi testi portano la viva voce di Caterina, fino a che punto sono stati, userò una parola tecnica molto bella, rassettati, sono stati cambiati, sono stati appunto corretti, e quindi portano altre, stratificano altre voci, altre visioni, altre realtà sulla voce di Caterina. C'è un elemento, come dire, immateriale da tenere presente. La maggior parte, forse tutti, coloro che trasmettevano le opere di Caterina pensavano di avere davanti a sé gli scritti di un santo, di una santa. Cioè la santità di Caterina era acclarata, era considerata qualcosa di effettivo, reale per chi scriveva. E quindi pensare che vi siano, come dire, distorsioni così forti e così totali del messaggio di Caterina, forse no. Vi saranno sicuramente correzioni, vi saranno sicuramente, vengono messi in evidenza per esempio gli errori, no? Che creano anche cattive comprensioni, a volte sono errori manuali, e nella nota al testo lo si vede molto bene, o errori di interpretazione che causano poi fluttuazioni di significato importanti. Però questo elemento, come dire, dei flussi testuali ci rimanda alla storia del culto, ci rimanda ad altri problemi che sono quelli che ho già, appunto evidenziato, ci rimandano appunto anche alla scoperta. Io sono convinta che accurati scavi d'archivio potrebbero mostrarci, non ovviamente pensando alla cancelleria, no, ma l'esistenza di scrittoria, come dire, magari dove che possono essere, come dire, chiariti, articolati storicamente più di quanto non si è fatto fino ad ora. Io invece credo che questo sia, forse non ottimista, però credo che sia possibile questa. Un altro elemento che vorrei evidenziare appunto, e che compare in questa nota, questa lunga nota che precede il testo, e qui mi riallaccio anche in parte all'ultimo discorso fatto da Gabriella, relativamente appunto al gradiente di acculturazione appunto di Caterina. Si evidenzia molto bene, per esempio, come, ed è impressionante, vi sia una quantità di citazioni forti da parte di Caterina, di citazioni di testi forti da parte di Caterina, ma mi ha molto colpito leggere che poi alla fine si sono stati rintracciati tre grandi fonti, Agostino, Bernardo, Gregorio Magno, che passano attraverso forse quello che pensano di del cavallo. Anche questo è un elemento molto interessante, cioè per la formazione di Caterina, una donna che cresce, prima una ragazza, ma allora un ambiente, giustamente dicevi, l'ambiente corto di San Domenico, ma che impara, come dire, autori antichi, che poi saranno autori appunto di riforma, non a caso uno degli elementi più importanti della volontà di cambiamento di Caterina è proprio quello della riforma. Il tempo di Martini Novelli, si deve riformare la Chiesa e con lei l'intera società. Un ultimo elemento a cui mi riattacco per la parte appunto relativa ai circoli di persone, le relazioni di Caterina, un ulteriore elemento ben spiegato all'interno della nota introduttiva è quello relativo a come sono state ordinate le lettere. Giustamente Gabriella Piccini diceva che uno storico ambirebbe a vedersi le lettere in ordine cronologico. L'ordine scelto è però quello alfabetico, ma ha un senso storico anche questo, perché questo epistolario ci racconta la socialità di Caterina, che è
fatta da tante persone alle quali si scrive, tante persone che sono legate a vario titolo a lei. Scorrendo, fino ad ora appunto abbiamo soltanto le prime due lettere, poi vedremo appunto le altre. Scorrendo le sue lettere, noi ci troviamo in mezzo a una folla di persone: sono religiosi, sono laici, sono donne religiose e laiche. E si vede accanto a questo, un altro elemento che si trae piuttosto bene da questa, già da queste prime lettere, è proprio l'attività sociale. Lorena Piccinini ha mostrato quanto Caterina sia partecipe attivamente e passivamente, nel senso che le arrivano notizie, lei qualche giorno poi reagisce o non reagisce, ma sa della vita civile del suo tempo. Un elemento, per esempio, straordinario che compare in queste lettere è la pacificazione. Prima parlavo appunto di Salimbello, l'opera di pacificazione tipicamente mendicante. Quindi una socialità spiegata da Caterina che passa anche attraverso il ricostruire, il cercare di ricostruire, no? Di pacificare quelle reti sociali per le quali lei si spende, così tanto. E si recuperano i circoli delle persone che stanno intorno a Caterina, più o meno, perché alcune presenze sono episodiche, altre invece sono presenze che tendono, no, a concretizzarsi nell'esistenza di gruppi, di devoti, di gruppi di persone che sono a lei legate. E quindi ci sono gruppi tipicamente senesi, noi troviamo gruppi di persone che stanno accanto a lei, che poi ritroveremo appunto in qualche caso incrociando i dati. Più avanti troveremo tra i veterinari, guardo il professor Nardi che ha fatto vari studi su questi temi, sui veterinari. Li troviamo altrove, per esempio mi sono segnata tra i vari nomi e le varie fisionomie che purtroppo restano in ombra perché non di tutto si può sapere. È stato eccellente il lavoro dei collaboratori storici che hanno scavato nelle fonti di archivio per cercare di recuperare il più possibile nomi, luoghi, storie di vita, ma non tutto si può sapere. Mi sono segnata per esempio questa Agnese, serva di Dio di Toscanella, adesso di Viterbo, che probabilmente fa parte di un gruppo, no? Di un gruppo femminile, è qualcosa di cui ancora noi non sappiamo, ma come dire, è indice, no? Dell'esistenza di un gruppetto non senese. Ed è interessante anche vedere che cosa ci si relaziona con questa Agnese, no? Quando le sconsiglia di andare al sepolcro, non è il momento che tu vada, perché è un momento pericoloso, sappiamo, lì ci attacchiamo, esatto, si sbaglia, esatto, lì ci attacchiamo, no? Anche questa voglia di entrare nel vivo, no? del mondo dell'epoca, tutto il problema della crociata, insomma, la cosiddetta crociata, che tange molto fortemente appunto Caterina. O ancora, per esempio, un gruppo di devoti e discepoli di Caterina che stanno a Firenze. Io amo molto il soggiorno fiorentino di Caterina per due motivi. Il primo perché è allora che Caterina, io sono d'accordissimo con il Fautier, viene esaminata durante il capitolo generale dei frati predicatori che stanno nel 75 a Firenze, nel 1975 a Firenze, e il secondo perché Caterina arriva in un momento estremamente complesso per la società fiorentina. Abbiamo già sentito parlare di queste sommosse che a Siena colpiscono la famiglia di Caterina. Caterina si trova nel vivo del problema dei Ciombi a Firenze e si fa una sua idea e lo scrive, e a suo modo di vedere i Ciombi, come dire, che cercano di sovvertire completamente l'ordine, sono in realtà, mi pare usi proprio questo verbo, non lo sono scritto per io per mia leggerezza, ma mi pare che lei parli di menti obnubilate dei Ciombi, vero? Lei vede appunto i demoni che hanno fatto diventare scura l'atmosfera di Firenze, che il cielo di Firenze, e che, come dire, sovillano queste persone perché distruggano l'ordine, perché si cambia, la società si deve riformare, ma non in quella maniera.
La riforma a cui pensa Caterina, a cui pensa l'ordine che da sempre la segue, non è ovviamente quello. Quindi a Firenze lei ha degli appigli che non sono soltanto di persone importanti di cui sappiamo per esempio anche di questa nonna Agnese che è moglie di Francesco di Pipino, Sabato, e bravissima che ha ricostruito, come dire, il piccolo gruppo, no, delle persone che sta accanto a Francesco e nonna Agnese, Orsa che è moglie di Bartolo Usimbardi, ma anche Maddalena, Elisabetta, Cristofano o Orsola, Bastiano. In qualche caso sono soltanto nomi, però attraverso questi nomi noi già capiamo che si tratta di un gruppettino formato da coppie di sposi e dai loro figli. Quindi c'è questa dimensione anche domestica, no? Di devozione domestica, gruppettini che sono di persone che sono solidali tra di loro e che sono devoti appunto a Caterina. Ovviamente ci sono tanti gruppi di donne che seguono l'esempio di Caterina, sono tanti i gruppi delle mantellate. Mi ha impressionato, devo dirvi la verità, vedere il nome di quante Caterine c'erano, impressionante veramente, tantissime Caterine, un nome che si usava moltissimo e che sono spesso e volentieri appunto donne che seguono il suo esempio diventando appunto mantellate. Vi sono poi legami con personaggi importanti. Lo sappiamo che Caterina, come dire, ha avuto un ruolo fondamentale, no? Anche nel dialogo con i pontefici, eccetera, ma non soltanto un ruolo apicale espresso con quella forza che le riconosciamo. Vediamo come lei abbia intercettato nella sua vita stesse appunto personaggi che sono legati, per esempio, appunto, a proposito di Pontefice Angelo Corrèa, legati a luoghi di riforma non toscani. Io penso al luogo di Santa Maria in Alga, a Venezia, dove il Corrèa e altri, anche i gesuati, appunto, si formano. E lei intercetta queste istanze, no, di riforma, di cambiamento, anche al di là dei suoi padri spirituali, anche al di là del mondo dei fratelli di Cattolica. Ho fatto l'esempio di Angelo Corrèa, potrei parlare degli importanti frati agostiniani con cui lei è in contatto, personaggi di livello, come dire, intellettuale molto alto, anche spirituale, anche maestri spirituali dell'epoca, uno fra tutti William Fleet, cui lei a un certo punto si arrabbia perché questi eremiti della Selva del Lago, che sono così santi, non intervengono, una di queste lettere è bellissima, non intervengono per sostenere le ragioni che si fanno. È certo, perché la relazione è il momento di scendere, di sporcarsi le mani, no? di fare delle cose. Oppure ancora appunto altri uomini di chiesa che provengono addirittura l'abate Berengario di Lesà, per esempio, che è in missione diplomatica appunto in Italia, forse in relazione, sicuramente insomma ormai si sa in relazione al programma del passaggio appunto della crociata, o altri personaggi, magari non ci saranno dei legami strettissimi con queste persone, ma lei intercetta e o viene intercettata, che comincia ad essere, come dire, una voce profetica, la sua voce conosciuta. Personaggi veramente chiave, no? Nel mondo ecclesiastico e non solo dell'epoca. Impressiona questa, proprio scorrendo i nomi, ne hai proprio l'immediata percezione, questa consuetudine di Caterina con appartenenti a ordini vari e diversi, ordini religiosi di diverso, è veramente trasversale la sua opera, è ben al di là, cioè non la rinchiudi
per quanto sia ampio, insomma, nel mondo domenicano. Lei va oltre, ha veramente, questo ne abbiamo qui a Siena un esempio chiaro con il gruppo dei Caterinati, appunto, dove ci sono uomini che provengono da luoghi, appunto, molto, da luoghi religiosi, appunto, molto diversi tra di loro. Oppure ancora, mi sembra veramente significativo il legame con Pisa. Anche appunto proprio in questo volume c'è possiamo ricostruire che cosa accade, no? L'invito, siamo ancora nel benedetto 1375, l'anno in cui Caterina veramente fa tantissime cose, viene invitata da Pietro Gambacorte a Pisa, dal signore di Pisa, perché ci sono alcune donne devote sante che lavorano lì, e lì si crea tutta una serie di legami. Con Chiara Gambacorte, ad esempio, e con altre donne, mi sono segnata alcuni nomi, per esempio. Ci sono appunto Tosa, la figlia di Tora, scusatemi, la figlia di Pietro, Caterina di Gerardo, di Niccolò Bonconti, la moglie, Niera, la moglie di Pietro Gambacorte ed altre. Si crea tutta una serie di legami, no? Locali molto importanti che porteranno poi a una. Certa svolta, diciamo così, della vita religiosa delle donne, appunto delle donne pisane. Così come appunto compaiono ultimo gruppo, diciamo così, e con questo ritorno a Firenze, compaiono appunto personaggi non conosciutissimi ma molto attivi nella vita politica dell'epoca. È interessante, tra le lettere appunto in cui si vede anche il quid pro quo che si crea a un certo punto tra gli ambasciatori fiorentini ad Avignone e Caterina. Caterina pensa, però Caterina pensa di avere in qualche modo un grande buona fede, una certa ascendenza su gli emissari politici di Firenze, i quali invece ovviamente con il cinismo tipico dei manipoli più violentini vanno assolutamente per un'altra strada. Ed è interessante, no, che catturare attraverso le lettere queste schegge di vita vissuta di Caterina e di altri, ma che sono così inserite all'interno di un quadro di dimensioni veramente europee, veramente importantissime. Ma l'ultimo elemento appunto su cui vorrei riflettere, con questo chiudo riallacciandomi a quello che diceva Gabriella Piccini, è straordinario il panorama, cioè il patrimonio, perdonatemi, immaginifico di questa donna, e come riesca a entrare nel vivo di alcune realtà teologiche e anche devozionali con una forma di, come dire, realismo di, non so se parlare di praticità o che cosa, della concretezza, veramente mi ha molto impressionato in una lettera quello che lei dice del costato di Cristo, perché c'è tutta una questione posta già da Bonaventura nel trattato alle monache ad Assonnes della passione di Cristo. Lui fa il sesto capitolo di questo trattato, è molto bello, lui fa tutta la disamina della passione di Cristo che insegna alle monache e dice entrate nel corpo di Cristo, cioè il corpo di Cristo diventa l'accesso alla santità, l'invita a entrare dentro le ferite del Cristo ad arrivare al cuore stesso di Cristo. Questo testo avrà un successo straordinario, diventerà fortemente modellizzante non solo per i francescani, avrà un successo incredibile in tantissimi monasteri femminili di tante regole diverse. E probabilmente non possiamo escludere che alle orecchie di Caterina in qualche modo fosse arrivata quest'idea, no, dell'entrare dentro il corpo di Cristo, che poi ha questo rapporto
se mi permettete una generalizzazione, secondo me tipicamente medievale, con la fisicità di Cristo, un Cristo che si tocca, basso che va, che si tocca, che si palpa, che si bacia, che si accarezza. Ecco, Caterina, quando parla della ferita che ha squarciato lo stato di Cristo, parla di una bottiglia aperta, piena di spezie odorifere. Io l'ho trovato un'immagine straordinaria, questa immagine, perché è appunto un posto, la bottega, te vai e prendi. Quindi entri dentro il corpo di Cristo per prendere, cioè teologicamente è micidiale questa immagine, ha un significato profondissimo, che lei esprime in questa maniera così semplice, così impattante e poi sinestetica, perché c'è la visione di Cristo, c'è la ferita di immagini, lo vedi, lo senti, il sangue, il rosso del sangue, c'è l'odore. E questa è la cosa meravigliosa di Caterina, è sempre sinestetica, ritornano spesso gli odori, ritornano i colori, no? Tutta la sua sensorialità è impegnata all'interno di questa scoperta del suo amore, che è appunto Gesù Cristo. Sapeva scrivere, non lo so, io propendo a pensare di sì. Propendo a pensare di sì per i motivi che ha espresso, Gabriella, come spesso sapevano scrivere queste donne. Scrivevano male, con fatica, scrivevano con scritture arrosticciate, brutte. Chiunque di noi abbia letto in archivio le lettere delle mogli dei mercanti, erano presenti un paio di pratesi, ma sono terrificanti, perché queste scrivevano malissimo. Però scriveva, probabilmente sì, e mi tornerebbe, perché lei appunto cresce in un luogo così, così colto, e perché l'insistenza retorica che Raimondo Daccardo ha sulla ignoranza di Caterina è funzionale a fare di lei la porta di Dio. Lei è la voce di Dio. Tanto più lui insiste tecnicamente sulla sua idiozia, che tecnicamente lui ha ragione, lei è un idiota, come lo era Francesco d'Assisi, non lo conosce il latino, non lo agisce, non lo scrive, non lo capisce. Avrà una conoscenza passiva del latino liturgico, come ce l'avrà avuto Francesco, ovviamente. Quindi tecnicamente lei è un ignorante, è indotta, perché è indotta. Ciò non significa che non ha tutta una serie di abilità che nella Toscana, e scusatemi se uso questo termine molto attualizzato, dell'epoca erano fortemente le città importanti, grande cultura, di grande mercanzia, erano assolutamente diffuse. Con questo ho finito, sono molto grata per questo lavoro, aspettiamo con gli altri adesso. Ringraziamo molto questo intervento così ricco, che ha allargato ulteriormente lo sguardo per far capire la dimensione sociale e spirituale che l'esperienza di Caterina ha avuto. Vorrei che conclusivamente Antonella Degnure e Nelly Mahmoud, che ha contribuito in modo determinante a un bellissimo momento, ci salutassero con una loro considerazione. Antonella. Grazie, io dirò proprio due parole. Tutto Caterina ci ha portato tardi, e poi perché tanto di più è stato già detto. Ringrazio moltissimo l'architronato Roberto Barzanti per aver accolto, come già è stato detto, questa presentazione in questa sede così importante e significativa anche per il nostro stesso progetto. Poi Enzo Mecacci, che con tanta pazienza ha seguito gli aspetti più pratici, logistici, insomma, dell'iniziativa, e poi tutte le autorità, la provincia romana. Allora, un ringraziamento particolare va certamente ai relatori, a Gabriella Piccini e Isabella Gagliardi, perché ecco, hanno permesso di riflettere sul fatto fondamentale, cioè che un'edizione critica è sì un punto di arrivo, ma è prima ancora un punto di partenza. Un punto di partenza per nuove indagini che
che insomma per l'epistolario, come abbiamo visto, toccano sicuramente, riguardano moltissimo gli aspetti storici, no? Quindi nella loro dimensione più ampia, la storia medievale, nel senso più appunto ampio del termine, ma anche la storia della spiritualità, storia della Chiesa, insomma. E quindi per aver fatto veramente emergere la produttività, direi, critica, semiotica, ecco, di un'edizione che ecco, permette al testo di vivere oltre, di andare oltre al lavoro più tecnico, no? Che effettivamente è stato fatto per questo lavoro. E devo dire anche io che sono molto emozionata oggi, perché parlare delle epistolari di Caterina da Siena qui in questa bellissima città è un'esperienza forte, perché mentre venivo qui in accademia leggevo i nomi dei vicoli, delle strade, quindi ci si imbatte, no, nei nomi dei personaggi presenti in molte lettere, nei luoghi, no, nei momenti di vita di Caterina, contrassegnati i momenti di vita di Caterina. E quindi è come se questi testi, filologicamente esaminati per anni, e che si è cercato proprio nella tradizione, direi, degli studi, nella tradizione editoriale dell'Istituto Storico, di ricostruire nella loro dimensione più autentica di fonte. Ringrazio Roberto Bazzanti per aver messo in luce anche nella sua presentazione iniziale proprio, ecco, l'attenzione alla veridicità anche proprio testuale, linguistica, no? della fonte. E quindi è come se questi testi del nostro 300 si calassero visivamente, ecco, nella concretezza della vita reale. È inutile dire che per me coordinare questo progetto è stato ed è un motivo di grande onore, anche di grande fatica, che però è compensata dall'arricchimento scientifico e anche umano. E quindi ringrazio vivamente il comitato scientifico, che è stato diretto per molti anni da Massimo Mito e ora che è diretto da Umberto Longo. Ringrazio i collaboratori tutti, che si sono, devo dire, appassionati e affezionati anche a questo progetto, che si è arrivato a questo punto, e anche poi proprio per la loro tenacia, ecco, ad andare avanti anche nei momenti un po' più così difficili, e a portare a, ecco, compimento un lavoro di incrocio anche di discipline, di intreccio di tante competenze, appunto la paleografia, la storia, la storia della lingua, la filologia, no? Ecco, sotto tanti aspetti. E poi devo dire, aspetto che non si ricorda, ma che invece merita di essere, a mio parere, segnalato, un lavoro che anche in alcuni momenti più banali, come quello della collezione di bozze, è stato anche, come dire, sostenuto dalla pazienza della tipografia, ecco, del dottor Zaccarelli, che collabora come tipografo dell'istituto da decenni, che ha dedicato sempre tanta cura a questa nostra edizione. Quindi l'augurio è che, come è stato anche detto, sì, questo progetto porti a un rinnovato interesse verso Caterina da Siena in ambito scientifico e non solo, e spero che poi non sia lontano il momento in cui proprio a Siena si potrà festeggiare la conclusione dell'edizione. Insomma, sono 386 lezioni, l'Istituto Storico e i collaboratori coinvolti ce la stanno mettendo tutta, e per rimanere ancorati all'oggi, come abbiamo sentito, certo, Caterina era concreta, ecco, io posso annunciare, come, diciamo, responsabile della redazione, che nella redazione dell'Istituto Storico ci sono già quasi tutti i materiali del secondo volume, e quindi noi che ci auguriamo di presentare a breve. E quindi con questo augurio, ecco, mi auguro che il progetto poi vada avanti. Grazie. Una delle colonne del commento, prego. Io non sono parte un minuto e parlo da, diciamo, credo a nome tutti quelli che insieme a me hanno condiviso l'avventura del primo volume, che è stato, diciamo, in un certo qual modo un terreno di prova, no, per tutti noi, e che ci ha formato poi per il proseguo dell'opera. Io vorrei ringraziare innanzitutto
Antonella De Iure per il lavoro insomma, che abbiamo fatto insieme, per questo pezzo di strada che abbiamo fatto insieme. Vorrei ringraziare, anche se non c'è, il professor Miglio per un po' per la fiducia insomma, che ha accordato a tanti membri della squadra che però, come me, dell'università non fanno parte e che quindi insomma ci ha dato un'occasione, credo, impagabile di portare avanti un lavoro che è un'avventura straordinaria di conoscenza, ma anche un campo di prova enorme, perché almeno per me portare avanti quello che è stato, ma come per Damiano Ruiz, per Jacopo Paganelli, per Annalisa Bini, portare avanti il lavoro che era stato quello di Eugenio di Pretesider, insomma, fa un po' tremare le vene dei polsi. E quindi ringrazio il professor Longo che ci ha rinnovato questa fiducia e spero e speriamo tutti di aver restituito a Caterina al suo tempo e al suo mondo. Questo è un po' diciamo quello che abbiamo provato a fare noi da storici insieme ai filologi, perché ci siamo trovati davanti a un testo che inevitabilmente ci ha posto e, sin dall'inizio, come dire, degli interrogativi grandi. È vero, noi vi restituiamo un epistolario che non è riordinato cronologicamente, ma ve lo restituiamo così perché questa fonte di tempo ce l'ha e chi ha ricostruito quelle sillabe ce l'ha restituita in questo modo. E sin dalle sillabe più antiche la volontà era quella di mettere in evidenza le persone. No? Se noi pensiamo alle sillogi di Stefano Macconi e di Tommaso Caffarini, la centralità è quella delle persone, perché forse un po' per capire Caterina la prima cosa o forse l'unica cosa che ci resta da fare è quella di ripercorrere i fili, forse a ritroso, no? Che compongono le maglie di una rete fatta di relazioni e che solo ripercorrendo riusciamo a capire che cosa sta dietro alla scelta di un destinatario, alla scelta della scrittura di quella lettera in quel determinato tempo e in quel determinato momento. Perché sono le relazioni, sono gli uomini che sono, e le donne che Caterina incontra che sono la ragione della sua scrittura. E quindi finché non capiamo, finché non riusciamo a ricostruire questi rapporti e finché non mettiamo al centro le persone, forse questo mondo di Caterina ci sfugge. Ecco, speriamo di riuscire a restituirvelo nel miglior modo possibile. Ringraziamo tutti, facciamo tanti auguri di buon lavoro alla numerosa equipe, al professor Longo, e così la deviazione di Panzano ha provocato qualche ritardo, d'altra parte era molto interessante ascoltare un commento così approfondito su questo, su molti elementi che rimuovono e non rimuovono, perché il fatto dell'ordine alfabetico evidentemente sfalza anche il discorso, se uno vuole stare aderente al testo. Molti auguri e grazie di aver partecipato.